Buonasera e ben ritornati a questo appuntamento con la salute dai sintomi agli esami. Stiamo facendo questo percorso assieme al nostro esperto, il dottore Giuseppe Pigoli. Buonasera e ben Buonasera. ritornato. Oncologo e patologo clinico, stiamo facendo appunto questo percorso dedicato al laboratorio in tasca, sintomi, esami e diagnosi, che poi è anche il titolo del libro che lei ha appena scritto. Oggi parleremo di disuria, che è la patologia collegata alla difficoltà della minzione. Proprio, questa è la definizione, l'ha già detto lei, ed è esatta. Diciamo che questa difficoltà alla menzione è sostenuta prevalentemente da cause o di tipo neurologico o perché non vengono prodotti in quantità adeguate i cosiddetti mediatori chimici, che sono i mediatori che portano lo stimolo neurologico, oppure perché ci sono delle patologie a carico degli organi effettori, quali appunto sono la vescica e l'uretra in particolare. Quindi è un'alterazione o anatomica o funzionale che riguarda tutto l'apparato genito-urinario. Che cosa lamenta il paziente? Cioè quali sono i sintomi che il paziente lamenta. Dice che fa fatica, pur sentendo lo stimolo ad andare a urinare, diciamo non riesce ad urinare subito, ma deve attendere. Allora il grado di attesa è proporzionale al grado di alterazione o della prostata o del tipo di infezione. Poi inoltre riferisce di avere un mito che è diminuito sia come forza che come calibro, che è molto più sottile. Talora dice che urina e poi però diciamo che a metà percorso si ferma involontariamente per poi riprendere. Comunque riferisce che c'è quasi in tutti i casi c'è anche un gocciolio quando uno pensa di aver finito di espellere le urine, c'è residuo ancora un gocciolio. Nei casi in cui c'è una particolare resistenza alla fuoriuscita dell'urina, il paziente fa anche lo sforzo di contrarre i muscoli addominali per cercare di espellere più prontamente l'urina stessa. E poi lamenta sempre un senso di svuotamento incompleto della vescica. Poi c'è la classica pollacchiura, che vuol dire andare a urinare spesso, che in genere è tipica o delle infezioni delle vie urinarie, quando la pollacchiura è associata a dolore, alla minzione, oppure all'ipertrofia prostatica negli uomini, perché la pollacchiuria stimola frequenti minzioni anche se ridotte come volume di emissioni. Adesso, nella prossima diapositiva, vediamo, ecco, ho cercato di riassumere in un'unica diapositiva le numerose, come si può vedere, cause di quelle che possono essere all'origine del sintomo disuria. In caso per esempio, cominciamo con la prima là in alto, l'artrite reattiva, cioè un'artrite, una forma artritica, se che se sovente è associata anche a uretrite e a una congiuntivite, ci troviamo di fronte ad una sindrome di Reiter, che non è un'artrite settica, ma è semplicemente un movimento infiammatorio che colpisce appunto le articolazioni. Può essere associata questa sindrome di artrite infettiva a infezioni anche intestinali. Quindi non si è ancora capito bene per quale motivo una sintomatologia artritica possa essere associata a infezioni intestinali, anche se qualche idea comincia a esserci, ma non lo dico per non creare troppa confusione nei nostri ascoltatori. Comunque è un'artrite che non è settica, ma anche se può essere associata ad infezioni intestinali. Però sicuramente le infezioni urinarie, la prostatite, i calcoli, la candidosi e l'iperplasia prostatica o l'herpes genitale sono tutte patologie che sono responsabili
della nascita di questo sintomo, il sintomo disurnia. A proposito della candidosi, una breve parentesi, la candidosi vaginale, sto parlando della candidosi vaginale, 9 volte su 10, cioè o una donna se la prende perché viene ad essere infettata, ecco, in qualche modo, oppure c'è una migrazione della candida che è cresciuta in modo eccessivo nell'intestino e poi migra, essendo una crescita, una sovraccrescita di questa candida nell'ambito dell'intestino, migra poi in vagina. Quindi quando c'è una candidosi vaginale, a meno che una dica sono stata in un bagno all'autogrill, ecco, per dire il giorno dopo non stavo bene, ma che una candidosi di cui non sa spiegare la vera e propria ragione, bisogna sempre andare a indagare la situazione intestinale. Ora, qui di solito io discuto con i laboratoristi e con i gastroenterologi. Perché? Perché tutti mi dicono che tanto la candida ce l'abbiamo tutti e che quindi è inutile cercarla perché comunque viene positivo. Intanto non è detto, uno. E due, dipende da quella che è la concentrazione della candida. Se c'è un sovraccarico di candida, io devo pensare a determinate cose. Se non c'è un sovraccarico, cioè se c'è una formazione normale, diciamo così, di colonie di candida in coltura, allora devo pensare ad altre cose. Ma non è la candida si ciba di farine raffinate, no? Di la candida ha un gran fame di zuccheri, soprattutto gli zuccheri semplici. Per cui, e poi naturalmente una delle terapie della candida intestinale, non è l'unica, ma una delle terapie della candida intestinale è la dieta. Fondamentale, una dieta che deve essere assolutamente priva di zuccheri. Di zuccheri semplici in particolare, ma anche i lieviti, quindi anche l'aceto, quell'aceto di vino che contiene i lieviti. L'aceto di mele no, ma l'aceto di vino, anche quello non aiuta, sicuramente non aiuta. E poi in genere la presenza di candida in concentrazioni importanti nell'intestino è associata a una sintomatologia particolare. La voglia di zuccheri, appunto, che è la candida che li chiede, gonfiori e senso di stanchezza, perché sottraendoti tutti gli zuccheri ed elaborando dei metaboliti che entrano nel ciclo energetico, sostituendosi ai normali metaboliti del ciclo energetico, ti causano, ti tolgono le energie. Uno si sente, si sveglia alla mattina che è già disfatto, è già stanco, oppure si ha una facile esauribilità. La sintomatologia della candida intestinale può aprirsi in quadri che sono tutt'altro che intuibili, cioè per dire anche una depressione, una difficoltà alla concentrazione. Per cui questo discorso sulla candida mi sono sentito di farlo perché è un discorso molto importante che è sovente oggetto anche di discussione. Anche perché poi colpisce l'apparato urinario. Cioè, esatto, perché poi va donne. A colpire, ecco, l'apparato, cioè migra in vagina e poi dopo risale in uretra e di conseguenza si hanno dei problemi di tipo appunto della disuria. Continuando su quello che è la nostra carrellata sulle cause della disuria, ci sono i farmaci antinfiammatori. I farmaci antinfiammatori, se c'è un uso di questi farmaci antinfiammatori protratto e intenso, nel tempo la mucosa entra in sofferenza, quindi la mucosa, anche quella urinaria. Poi ci sono prodotti chimici, vabbè, quelli sono purtroppo i più vari perché siamo tutti immersi in un mondo piuttosto inquinato. Invece bisognerebbe sottolineare anche la eventuale importanza dell'alimentazione per quanto riguarda la disuria proprio, perché si è visto che gli zuccheri, gli insaccati, le spezie e la caffeina sono tutte sostanze che nel tempo stimolano o la crescita di germi che a loro volta causano disuria oppure irritano o iperattivano quello che è il sistema nervoso e per cui c'è una iperreattività anche per quanto riguarda la minzione con l'associata disuria. Ora dedicherei cioè un minuto a noi poveri uomini con la prostata, perché è piuttosto importante.
L'ipertrofia prostatica, come era presentato in questa diapositiva dalla parte destra, si vede nel centro una prostata normale e più sulla destra si vede una prostata ingrossata, che causa quindi un ristagno dell'urina che va incontro poi ristagnando le urine. I germi normalmente presenti possono decisamente proliferare, quindi aprire a complicanze, ed è dovuto a questa ipertrofia prostatica. Sto parlando di ipertrofia prostatica benigna, non sto parlando di cancro, perché quello ha altre cause, anche se dà la disuria, anche il cancro. È dovuto ad un eccesso di idrotestosterone, che è un metabolito del testosterone. Il testosterone è indubbiamente l'ormone che determina quelli che sono i caratteri sessuali secondari e determina anche la libido. Però quando c'è un eccesso di un suo metabolita, allora viene accumulato il metabolita stesso, che è il diidrotestosterone, e questo nel tempo causa una iperplasia della prostata. È dovuto ad un eccesso di un'enzima reduttasi, che è appunto quella che presiede la trasformazione dell'ormone vero nel suo metabolita, nel suo prodotto di trasformazione. Contrariamente a quanto si pensa, alla prostata non danno fastidio i grassi. Ecco, soffermiamoci bene su questa diapositiva, perché l'alimentazione qui è importante anche per quanto riguarda la salute della prostata. Un eccesso di proteine animali è stato identificato come uno dei fattori fondamentali per l'ipertrofia, la genesi e l'evoluzione dell'ipertrofia prostatica. Quindi la carne non fa bene? Le proteine animali, no, è sempre questione di misura. Non è che non bisogna mangiare carne, noi siamo programmati per mangiare tutto. Quindi, perché eravamo così, i nostri antenati, gli ominidi, mangiavano tutto quello che capitava, mangiavano anche gli animali. Non è che non mangiassero. Ogni tanto. Quando li prendevano, soprattutto. Ecco, perché sono sostanze energetiche. Però si nutrivano anche di i frutti che la terra allora offriva spontanei. Noi abbiamo aggiustato il nostro metabolismo su già a quell'epoca, insomma. Però oltre alle proteine animali c'è anche l'alcol, l'eccesso di alcol. Le persone che comunque sono in sovrappeso e che hanno la pressione alta e che hanno una cattiva tolleranza al glucosio e che hanno un rene che comincia ad avere dei problemi in termini di funzionalità ottimale, sono persone che soffrono della cosiddetta sindrome metabolica. E queste sono tutte persone a rischio di sviluppare iperplasia prostatica. Per cui la prima cosa da fare è mettersi a dieta, aumentare il consumo di vegetali, frutta, possibilmente quella poco zuccherina, soprattutto alla sera, e ridurre tantissimo, ridurre il più possibile, poi dipende dal lavoro che uno fa. Che ripeto, come ho già avuto modo di dire nel corso dei nostri incontri, se noi stiamo seduti al computer tutto il giorno, dobbiamo mangiare in un certo modo. Se invece lavoriamo di piccone e di vanga tutto il giorno, dobbiamo mangiare in un altro modo. Dobbiamo aumentare le quantità e la qualità anche degli alimenti, per cui le proteine, in uno che abbia un lavoro faticoso, impegnativo da un punto di vista fisico, le proteine ci vogliono, perché altrimenti mi si ammala. Ecco, quindi queste sono tutte cose piuttosto importanti, mentre invece chi tende ad aumentare di peso, tende ad avere la pressione alta, tende ad avere lo zucchero, la glicemia che tende a restare alta o fatica ad abbassarsi, lì bisogna assolutamente correre ai ripari, prima di tutto con la dieta, Quindi questa è una cosa importante. E adesso veniamo a quello che è il mio mestiere, il mio lavoro, e quindi gli esami. Ecco, qui, tanto la prima cosa da fare quando uno ha la disuria è chiedere l'esame delle urine, ovviamente, per vedere com'è
che cosa c'è in queste urine, se posso vedere se ha un eccesso di proteine, se ci sono dei germi, e lo vedo guardando le urine al microscopio, ma guardandole anche le urine sottoposte ad un esame colturale, perché è fondamentale. La disurria che si accompagna ad una infezione ha delle caratteristiche abbastanza precise, che però devono essere confermate attraverso degli esami. Anche perché se io so i sintomi di una infezione urinaria da germi, devo vedere che germe c'è per dare l'antibiotico più appropriato. E poi devo vedere se è una situazione che il paziente si è procurato perché si è infettato, oppure perché se queste cose vengono dall'intestino. L'altro esame per gli uomini che viene chiesto è il PSA. Allora, il PSA fino a poco tempo fa veniva considerato come un marker tumorale. Oggi non è più così. Oggi è un indice di salute della prostata. Allora, è sotto forma, è sotto due forme. Una volta, fino a poco tempo fa, comunque non tanti anni fa, se il PSA era elevato si pensava subito appunto a un tumore. Si, no? Pensava subito ad un Quindi tumore. Quindi si aggredeva subito con le terapie. No, si facevano delle biopsie, che sono un trauma, insomma, ecco. No, no, non sono proprio piacevolissime. Oh, nei casi dubbi è giusto farla, per carità di Dio, ma c'è anche una percentuale di falsi negativi. Perché anche se tu fai tanti prelievi bioptici nella prostata, se non hai fortuna arrivi proprio a sfiorare magari il tumore, ma non lo vedi, soprattutto quando questo è molto piccolo. Comunque il PSA, dicevo, oggi è oggetto di revisione, nel senso che è un indice di salute della prostata. È sotto due forme, la forma totale e la forma cosiddetta libera. Allora, nella ipertrofia benigna aumenta molto la forma libera. Se aumenta, c'è l'ipertrofia, quindi vuol dire che aumenta anche il PSA libero. Nelle forme non benigne aumenta la frazione totale. Ecco perché si fa di solito il rapporto totale, PSA totale e PSA libero. Non esistono valori normali di questo rapporto, perché un trentenne ha determinati valori e il sessantenne ne ha altri. Però un urologo che sappia valutare criticamente questo benedetto esame e anche gli altri esami che io adesso qui non ho citato perché sono esami di approfondimento, riesce ad interpretare in modo critico e quindi a prendere delle decisioni che sono decisioni importanti. Bene, dottore, io la ringrazio anche per oggi. Ricordo ai nostri telespettatori che lei è autore di questa guida pratica, Laboratorio in tasca, sintomi, esami e diagnosi. Io la ringrazio, ricordo che il nostro percorso prosegue ancora appunto con altri sintomi. Vi ringrazio voi che ci seguite sempre con un grande interesse. Vi ricordo che tutti i nostri programmi li potete rivedere sul nostro sito internet o sul nostro canale YouTube. Vi ringrazio ancora per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi. Grazie ancora, arrivederci.